Più streaming, meno download. Come cambia il consumo di musica tra i più giovani? A Napoli un incontro sul tema. Margherita Rosciano. Le difficoltà sono che devi farti vedere ed oggi, dato che sono in tanti, si ci eclissa a vicenda, è tutta una gara a emergere. Mentre mi sento di dire che, che il successo è una conseguenza più che un fine, chi davvero merita spicca. Anastasio, vincitore del Talent X Factor, nato a metà di Sorrento, ospite d'onore della quinta edizione del Digital Music Forum, l'appuntamento dedicato all'industria musicale nazionale a Napoli nel complesso dei Santi Marcellino e Festo dell'Università Federico II. L'incontro per fare il punto con i player sulle nuove forme musicali, sul comparto come valorizzatore dei beni culturali, sull'andamento del mercato, tenendo conto dello sviluppo dello streaming e dei brani attraverso i social network e di canali digitali. Per parlare dello stato di salute del comparto musica, una salute direi buona perché la crescita del comparto è costante, lo streaming musicale la fa da padrona, invece il downloading è sempre più meno utilizzato, i giovani accedono alla musica, i giovani non scaricano più musica. Protagonisti la Campania Music Commission, l'università, il Coinor, le case discografiche, la FIMI. È un'occasione per discutere di cambiamenti significativi che il digitale sta determinando nell'industria discografica, nella produzione e nella fruizione musicale, oltre che condizionare i processi creativi.